tutti quelli che scrivevano gag per le comiche finali, quando è venuto il sonoro e hanno inventato il sonoro nel cinema, sono passati a scrivere gag per i cartoni animati, perché in fondo le gag di Stan Laurel e Oliver Hardy, di Buster Keaton, sono molto simili poi alle gag di Tom e Jerry, alle gag di Vin Coyote. È una gag visuale, una gag immediata, diretta, che è chiara anche per i bambini. Direi che sono passati dalla comica muta al cartone animato, così come in fondo io sono passato dal cartone animato al film comico con attori in carne ed ossa. Io sono un amante, oltre che un frequentatore di cartoni animati. Ho iniziato la mia carriera cinematografica nello studio di Bruno Bozzetto e per 8 anni ho fatto lo sceneggiatore di cartoni animati. Ho scritto 4 lungometraggi, da Allegro non troppo a Tutte le storie del signor Rossi. Ho lavorato con Guido Manuli in Volere volare, ho fatto trasmissioni televisive sui cartoni animati, ho presentato i cartoni Disney. Insomma, nella mia vita professionale i cartoni animati hanno sempre avuto un buon posto. Maurizio, prima di il film di Robert Zemeckis, Chi ha incastrato Roger Rabbit, che è uscito nel 1988, tu avevi già pronto un progetto di un duetto tra personaggi veri e un personaggio disegnato cartoon. Da dire il vero, l'avevo scritto prima, perché poi era difficile in Italia trovare i soldi. Era il 1982 e si diceva che i cartoni animati servivano solo per i bambini. In realtà nell'85-86 Roger Rabbit ha dimostrato che si potevano fare anche i soldi con i cartoni animati, e allora nell'89 siamo riusciti finalmente a realizzare con Manuli questa sceneggiatura di 8 anni prima, e quando è uscito poi Volere volare ci hanno detto: ah, ma come, siete riusciti a farlo anche voi a Milano, in Italia, con le stesse tecniche degli americani? Sì, eravamo pronti anche nell'82, ma non ci davano i soldi. Hai detto che il tuo ultimo film non andrà ai grandi festival, perché? Ma ai festival europei, ai grandi festival europei preferiscono piangere, per cui invitano i film tragici, i film dolorosi, i film dove si muore, dove i bambini sono orfani, dove i malati sono terminali. Le commedie non hanno molto spazio, i miei film sono andati raramente, quando sono andati hanno vinto il festival, forse è per questo che non li invitano spesso. Però il regista di un film comico viene invitato alla giuria di un grande festival. Sì, beh, questo sì, questo ho avuto la soddisfazione di essere sia in giuria a Berlino e sia in giuria a Cannes. Ho avuto anche la soddisfazione di parlare con i direttori dei festival e di accorgermi che conoscevano bene il mio lavoro, conoscevano i miei film, me li hanno raccontati scena per scena, però non li hanno mai invitati. Si vede che appunto preferiscono far piangere il loro pubblico piuttosto che farlo ridere. Tu sei conosciuto per la diversità dei titoli dei tuoi film. Chi viene prima? Film o il suo titolo? No. Il titolo viene sempre dopo, il titolo è una conseguenza della storia. Diciamo che io faccio delle storie non realistiche, quindi mi è facile poi attingere al mondo del fumetto, al mondo della fantasia, magari con una battuta dare il senso di un film che è sempre fatto per divertire, è sempre fatto per far passare un'ora e mezza allegra allo spettatore. Se non sei già un cartoon, che personaggio cartoon saresti? Ma io in Volere volare diventavo un personaggio piccolino, coi baffoni, per cui insomma diciamo che era poi la mia faccia realizzata a cartoni. Comunque sono da sempre un ammiratore di Paperino e di tutte le sue sfortune, e in fondo il comico è un po' uno sfortunato coi direttori dei festival, ma uno sfortunato che alla fine riesce sempre a sorridere delle sue sventure. Penso che il cartone animato sia sempre un tuffo nella fantasia, per cui vecchio o nuovo è sempre fatto da adulti che sono rimasti un po' bambini. Oggi sono bambini che possono giocare con i computer, con le nuove tecnologie, con grandi macchinari sofisticatissimi, e quindi bambini che si divertono, continuano a divertirsi come con un giocattolo che li sorprende ogni giorno. È la tua prima volta con una televisione araba, che ne pensi? Beh, spero che mi traducano bene, perché purtroppo non posso neanche salutare, neanche dire una parola, però sono convinto che i miei film che parlano con le immagini possono essere capiti anche nel vostro paese. Beh, inshallah, sì, inshallah è un saluto, quello lo capisco anch'io, e spero che porti fortuna a tutti. Inshallah. Ciao.